lo scorso venerdì con la Commissione Capitolina Mobilità e con la giunta del settimo municipio, la presidente Monica Lozzi, abbiamo svolto un sopralluogo al parcheggio del mercato Metronio. È un parcheggio oggi abbandonato dal 2015 e che necessita dei lavori di ristrutturazione. Proprio a tale scopo abbiamo stanziato con l'assestamento di bilancio di luglio e abbiamo girato al settimo municipio i fondi per la progettazione e poi per i veri e propri lavori di ristrutturazione e ripristino del parcheggio. Questa struttura è assolutamente importante per quel quadrante che soffre di doppia fila, di sosta selvaggia, di congestione del traffico, e parliamo di circa 400 posti auto che appunto dal 2015 non potevano più essere utilizzabili. Il recupero quindi di questa struttura sarà strategico perché ci consentirà di aumentare la mobilità sostenibile in quel quadrante, quindi a integrazione dei lavori di riapertura del parcheggio. Pensiamo ad esempio alla creazione di aree pedonali nelle vie limitrofe, piuttosto che alla creazione di una corsia ciclabile o di una corsia preferenziale su via Magna Grecia. Quindi crediamo molto in questo progetto. Il settimo municipio ha svolto un ruolo importante perché si occuperà della progettazione e poi della messa a gara per i lavori di ristrutturazione, e quindi contiamo così di restituire a quel quadrante sicuramente un po' più di vivibilità che oggi non è possibile per la forte congestione stradale. Vi terremo aggiornati ovviamente sui tempi. Ad oggi, diciamo così, le previsioni sono per la riapertura del parcheggio per il 2020, ma appunto seguiranno altri sopralluoghi, altre sedute di commissione per seguire pari passo l'iter e fare il prima possibile per riaprire questa importante struttura.